Comincerei proprio con Sabina Ciuffini. Cos'è questo movimento We Women for Expo? Eh, nutrire il pianeta, energia per la vita sono i temi fondamentali, mi sembra di sapere. Colgo l'occasione per ricordare alle presenti, che sono italiane, che la donna italiana è un trend planetario. La donna italiana è amata nel mondo perché rappresenta l'eleganza, la bellezza. Le facce dell'italiana erano quelle delle Madonne del 400. Le italiane hanno carattere senza avere un brutto carattere, scrivono, leggono, cucinano, servono la famiglia senza riserve. Insomma, le italiane sono davvero un'eccellenza nel mondo. Quindi attenzione, in Italia non siamo ascoltate, ma questa è una cosa normale, némo profeta in patria, però ricordiamoci che siamo molto apprezzate all'estero, siamo amate moltissimo. E quindi io penso che la donna italiana eh, meriti un palcoscenico. Grazie a Sabina Ciuffini e l'audacia è quella di Stefania Brogin che ha messo in piedi tutto ciò. Ci sono mezzi, Sabina, è vero, ma c'è tanto volontariato, tanto sacrificio. Stefania, raccontaci un po' della tua esperienza, come sei riuscita ad arrivare a questi livelli e a portare queste persone eccellenti qui accanto, intorno a te. Beh, sicuramente in comune con la signora Ciuffini c'è proprio questa voglia di dare, di trasmettere quali sono le, le iniziative femminili, il fare impresa, la voglia di emergere, la voglia di esserci, la voglia di partecipare ad un'economia, la voglia di dare una risposta a questo periodo di crisi che, è, che, che non passa, quindi la volontà di, di apportare il nostro contributo, le nostre idee. Il nostro modo di vedere è anche un modello di sviluppo economico differente che metta al centro quelli che sono proprio i valori del fare impresa femminile, quindi la, la, la nostra creatività, la nostra capacità di intuire i nuovi stili di consumo, nuovi prodotti, nuovi servizi, e far, far rinascere anche il nostro territorio con uno sguardo completamente diverso. Eh, noi siamo presenti come imprenditoria femminile in tutti i settori dell'economia del nostro territorio e questo abbiamo sentiamo il dovere di essere di prendere in mano la situazione. Quindi il governo economico eh, del, del nostro territorio e, e soprattutto creare lavoro: lavoro per noi, lavoro per le nostre famiglie, lavoro per, per le nostre imprese e soprattutto occupazione. Grazie Stefania. Interveniamo ora con Barbara De è Ricopre un ruolo, un ganglo chiave, Ministero della tutela del territorio e dell'ambiente. State lavorando per far sì che questo Expo sia un vero successo e che ci sia una svolta ambientale in Italia? Stiamo lavorando moltissimo su questo perché siamo fermamente convinti che l'ambiente debba essere addirittura una materia primaria nell'ambito delle scuole. Adesso viene insegnata solo su cittadinanza attiva, cittadinanza e Costituzione, invece dovrebbe essere il filo conduttore anche di materie come italiano e matematica, perché l'ambiente è quello che ci circonda, è il nostro pianeta, è, è l'ambiente nel quale viviamo, è l'ambiente che ci dà vita. E quindi eh, bisogna lavorare, bisogna farlo eh, mettendo in risalto quelle che sono le nostre peculiarità e le nostre caratteristiche, eh, in particolare... Eh, io ho pensato di portare a Expo i nostri parchi, i nostri parchi nazionali e le nostre aree protette. Saluto l'onorevole Elisabetta Cardini che ci ha raggiunto con uno sforzo personale non indifferente. Innanzitutto Elisabetta, come le sembra questo Open Day? Che opinione si sta facendo in queste ore che sta trascorrendo con noi? Intanto vi ringrazio per questo invito. Devo dire che non posso che unirmi al... Al coro che ho sentito di complimenti e di soddisfazione nel vedere un evento così vitale, così energetico, così concreto come quello che poi è arrivato alla terza edizione. Quando una manifestazione arriva alla terza edizione esiste, vuol dire che ha un futuro davanti importante. Se pensiamo al premio Nobel per la pace, Yunus, no, con il suo microcredito, lo dava alle donne. E più del 90% dei microcrediti alle donne che non avevano nulla da dare così come, come garanzia, ma i, quasi, quasi il 100% rientrava perché la donna, appunto, ha questa capacità di impegnarsi per la famiglia, di impegnarsi per il futuro, di impegnarsi ed essere quindi. Ehm, affidabile. E adesso il dottor Pelloso ha quattro minuti per darci delle notizie eh, su ciò che la Regione del Veneto sta facendo per l'imprenditoria, in particolare femminile ovviamente, e perché in Veneto, leggo qui, l'imprenditoria femminile cresce ancora dello 0,7% in un paese che sta vivendo un momento drammatico. Perché, dottor Pelloso? Io in questi incontri invoco le quote azzurre, cioè raccontiamo queste cose agli uomini perché voi avete già la vostra strategia, siete già un gruppo d'assalto, o così. È so se... vero? è vero, però dobbiamo probabilmente coinvolgere di più eh, il mondo dei, mondo dei maschietti, che queste cose deve iniziarsele a sentire non solamente magari nel privato familiare o intorno, intorno a un tavolo. Quello che si può fare è dare dei segnali, più il segnale è forte, più ottiene... L'obiettivo. Ecco, direi che quella giornata di oggi è sicuramente un segnale molto forte. Grazie. Grazie a voi tutti di essere stati qui con noi. Un applauso a Sabina Ciuffini, un applauso fantastico per le idee e i momenti emozionanti che ci ha regalato. Un applauso a Stefania Brogin, la donna senza la quale non sarebbe stato possibile nulla di tutto questo. Nessuno poteva sognare andare oltre con. Questa progettazione e questa capacità di coinvolgimento, se la Ciuffini oggi è qui con noi, lo dobbiamo a Stefania. Grazie, al dottor Pelloso, perché la Regione del Veneto ci è vicina ed è chiaramente una sensibilità come quella del dottor Pelloso che ci porterà lontano. Grazie a voi tutti.